Democratico, partito di cui è stato uno dei fondatori più convinti, e ha accompagnato queste dimissioni da un documento che ho letto, che ho esaminato, che ho ritenuto interessante e attorno al quale ho invitato amici e compagni a leggerselo direttamente sul sito che lo ospita, che è Info 1 e 3. E quindi voi che state qui avete già sicuramente avuto la possibilità di leggere questo documento, che è un documento lucido, razionale e che merita di essere esaminato. Voi che avete ricevuto il mio invito sapete pure che io non sono iscritto a nessun partito e questo me ne dispiace, però in effetti aderire ad un partito significa aderirci programmaticamente e con tutti i sentimenti che debbono accompagnare questa scelta. E allora qualcuno che ha uno scarso senso del significato dei partiti potrebbe dire: ma tu che c'entri? Noi che c'entriamo, visto che prevalentemente qua dentro gli aderenti a PD sono una minoranza? No, questa scelta è una scelta che deriva da rispetto dall'adesione alla Costituzione repubblicana, che assegna al partito, a tutti i partiti, un ruolo decisivo, fondamentale, pubblico, di servizio. E quindi c'è un richiamo da parte mia alla Costituzione e poi c'è anche un'attenzione al fatto, così come avete letto, che non bisogna mai chiedere per chi suona la campana. Don scriveva: la campana suona per te. Oh, tutto questo è direttamente legato al fatto che il PD in provincia di Frosinone esce sconfitto e perdente elettoralmente a Pofi, paese che ci dimentichiamo tutti, a Ceccano e a Frosinone. Quindi che nessuno da nessun partito al di fuori del PD si senta contento di questa catastrofe di questo partito, perché qui stiamo tutti in ballo e tutti rischiamo di essere travolti. Quindi ho scritto che le questioni del PD ci interessano, perché ritengo che senza il PD non può esserci un'alternanza di governo a questo governo o al governo della destra. Il PD ha un radicamento nazionale, indubbiamente ha delle incertezze, sta vivendo un momento molto difficile, però senza PD non si canta messa in Italia, questo me lo permetto di dirlo e di ricondurre alla buona ragione anche quelli che come me non stanno con il PD. Quindi la posizione attraverso la quale nasce questa iniziativa è dall'insieme di queste considerazioni, che non tutti voi sicuramente riuscirete a condividere, però indubbiamente, al di là di come la pensiate, io in questo momento do a tutti il benvenuto. E prima di passare a Termisio, vorrei anche dire che quello che lui ha scritto non è che io le condivido in tutti i particolari, ma non esporrò una controtesi, non esprimerò un controdocumento, perché lui è stato l'uomo di coraggio che in effetti si è messo al centro rischiando anche delle incomprensioni, e quindi questa sera è giusto che si parli di lui. Ho idee diverse dal punto di vista di quella che è questa crisi, che è una crisi del capitalismo e quindi di questo capitalismo predatorio e che non è più in grado di dare un futuro al mondo e all'Italia, ma su questo io non apro questa questione, tanto dopo questo incontro sicuramente ci saranno sviluppi successivi, per cui dico info 1 e 3 sarà
potrà avere a disposizione, metterà a disposizione i propri potenti mezzi, e quindi ci ritorneremo e ci ritornerò pure io. Però mi permetto di esprimere un concetto che secondo me è decisivo in questa fase, e riguarda quello di cui lui parla, e vorrei chiosarlo ancora meglio: la formazione dei gruppi dirigenti è una delle operazioni più impegnative nella costruzione di un partito con caratteristiche popolari e di massa, poiché non si tratta di mettere insieme gruppi di esperti, così come molto spesso si sente dire, al servizio del principe o al servizio di un capo, ma invece di dare forma ad una intelaiatura stabile e a organismi democraticamente riconosciuti che si assumono tutti la responsabilità collettiva di elaborare e attuare tattiche e strategie nel libero confronto dei loro componenti. Perché questa questione della democrazia interna dei partiti diventa la questione decisiva e la più rilevante. Al posto di tanti yes men, di tanti signor sì, che pure riempiono gli stati maggiori dei partiti, e anche al posto di tanti nomadi della politica, che comunque sono in transito, perché l'altro aspetto che merita di essere analizzato è questo del nomadismo politico, di persone che usano i partiti come porte girevoli, per cui entrano e poi immediatamente escono senza sapere perché entrano e senza sapere perché escono. E su questo non voglio dare nessun giudizio politico, perché questo aspetto di malcostume, questo aspetto che può essere ritenuto anche di trasformismo e di opportunismo, è l'altra faccia della medaglia, è l'altra faccia della medaglia della pessima politica e della politica politicante. Quindi attorno a queste questioni che non mi piacciono io non mi ergo a moralista o a moralizzatore, ma invece le pongo alla vostra attenzione, perché noi abbiamo bisogno non di tanti signor sì, ma abbiamo noi cittadini che vogliono essere difesi dai partiti, abbiamo bisogno di tante teste pensanti al servizio di una causa di liberazione, e uso il termine di una causa di liberazione perché ritengo che in questo momento noi stiamo in guerra. È una guerra inedita che non si fa con le cannonate, ma basta un clic su un computer per creare crisi, per creare fame, per creare disperazione, per creare situazioni di non ritorno. Quindi abbiamo bisogno di aprire e di sapere che ci troviamo di fronte ad una guerra non dichiarata, perché si tratta di organizzare una vera e propria lotta di liberazione, di cui io i connotati non li conosco, però li pongo alla discussione. Quindi senza gruppi dirigenti che siano sottoposti al giudizio e dal controllo continuo e sistematico della base, il partito non è un partito così come molti di noi hanno conosciuto. È un partito, lo chiamiamolo così, o del leader, oppure è il partito delle istituzioni, dei consiglieri comunali, dei sindaci, degli assessori, ma non sono questi e non possono essere chiamati partiti nel senso pieno che vogliamo dare a questa forma organizzativa ed ideale. Vale a dire, è un partito, come chiamavo, personale, che ha bisogno di una figura che lo padroneggi, che ha bisogno di una figura che lo domini e lo mantenga in funzione attraverso grandi operazioni mediatiche, perché senza le operazioni mediatiche questi partiti del leader non si reggono, ma che hanno bisogno anche di tanti soldi, di tanti finanziatori che molto spesso non si conoscono, ma che indubbiamente esistono. Il partito non può essere una caotica e dissonante aggregazione, così come molto spesso sentiamo e così come molto spesso siamo costretti a sentire, un'aggregazione di solisti che dà luogo ad una cacofonia discordante di voci
ma un coro nel quale l'indispensabile voce di ciascuno dà forza all'armonica e potente voce di tutti. C'è bisogno quindi di una diversa pratica politica che anche attraverso i nostri comportamenti individuali affermi i principi dell'uguaglianza, della libertà, della solidarietà, principi in verità che in questo periodo sentiamo molto spesso ripetere, ma che negli ultimi 20 anni erano principi dimenticati, soffocati, perché si diceva facessero parte dei criteri e delle categorie politiche ottocentesche. Invece di 800 in 800, oggi ci siamo ritrovati ad un'epoca settecentesca, dove comandano i padroni, dove in effetti non c'è diritto, non c'è più rispetto e non c'è nemmeno una parvenza della difesa della uguaglianza, della libertà e della solidarietà. La tanto richiesta riforma della politica passa attraverso un rovesciamento di un modo di pensare che si è affermato in questi anni. Molto spesso abbiamo sentito chiedere per favore e mai chiedere perché questo che noi chiediamo è un diritto. Anche da questo punto di vista c'è stato un arretramento dal punto di vista ideologico, politico ed ideale, il concetto della sudditanza verso chi è più forte. Senza la lotta non si ottiene niente. Un partito della sinistra ha senso, ha validità se promuove l'organizzazione politica dei lavoratori, perché si facciano consapevoli dei loro diritti e lottino per attuarli, ed essi stessi, così come ci diceva Antonio Gramsci, si costituiscono in classe dirigente. Quindi non ho più niente da dire, scusami Ermisio, ma io non interverrò più, perché fatta questa premessa hai a disposizione i 15 minuti che abbiamo concordato. Quando? Già, va bene, quindi la parola ad Ermisio. Io ringrazio Angelino Freddi perché così ha consentito uno scambio di idee libero, aperto, tra anche con militanti, dirigenti del partito, perché qui stasera c'è anche Alessandra Gianni, segretaria provinciale, ma comunque e simpatizzanti e interessati, e Cervone che è segretario provinciale. Credo che un ringraziamento vada fatto perché, come dire, è anche una prova, un laboratorio, un esperimento che facciamo nel momento in cui come Partito Democratico noi abbiamo bisogno di irrobustire la nostra politica, che sia il risultato di un confronto con i cittadini. Io naturalmente affronterò le questioni che ho sollevato nel nota documento che ho presentato alla direzione provinciale del partito, e naturalmente le riflessioni riguardano principalmente la nostra situazione, ma questo non significa che va dentro un quadro regionale e nazionale, di cui naturalmente non farò se non qualche breve cenno, perché naturalmente poi il tempo si allungherà, anche perché è bene che così ci confrontiamo. Io naturalmente si è aperta una nuova fase, perché i risultati elettorali hanno, a mio avviso, accelerato un processo che già era in essere nel Partito Democratico della provincia di Frosinone, un processo che ha radici lontane e forse per alcuni versi, per quanto mi riguarda e per la parte di quella parte che poi ha costituito il Partito Democratico, dei DS, e che naturalmente hanno dei percorsi che hanno portato a momenti di sofferenza all'interno del Partito Democratico della provincia di Frosinone. E quindi voglio dire,
ho posto queste questioni partendo dal risultato dottorale, ma partendo anche da una considerazione più generale che naturalmente porta a una condizione di una critica che è necessario fare per capire poi dove vogliamo arrivare. A una critica che riguarda quello che è stato in modo abbastanza sintetico alcuni comportamenti, scelte che poi hanno, come dire, sacrificato molte energie che probabilmente si sarebbero avvicinate al Partito Democratico o comunque che nel Partito Democratico hanno sofferto una condizione che non era soddisfacente e che non le metteva nella condizione di potersi esprimere. Quindi questo ha significato, come dire, una compressione dentro logiche che hanno esaltato quelle forme che anche Angelino metteva in evidenza di un leaderismo o comunque forme anche, chiamiamole, correntizie. Non che io sia contrario alla pluralità, che questo è un elemento di ricchezza, ad una libera pluralità di idee o di scelte di diversi gruppi e che quelle che oggi diciamo componenti e aree, però questo deve essere un filone che costituisce una ricchezza, non una gabbia che impedisce o a compartimenti stagni poi di comunicare e scegliere e fare una scelta politica. Questo significa anche a un elemento non solo di critica, ma anche di ciascuno di noi che oggi ci troviamo ad affrontare una situazione critica per quanto riguarda il partito dentro una situazione drammatica della situazione del paese e anche della nostra provincia. Noi abbiamo vissuto una stagione molto chiusa, una stagione lunga, non breve, spesso chiusi in noi stessi. Io non dico gli ultimi 2 anni, parlo di un processo lungo che ci ha portato ad essere chiusi in noi stessi, a un colloquio, a un soliloquio se volete, tra di noi, che ha impoverito anche un'elaborazione politica. Un partito politico vive se ha una sua proposta politica. La proposta politica è il risultato di una elaborazione collettiva. Questo non è avvenuto. E abbiamo così viaggiato su un binario che non aveva momenti di fermo e raccogliere le idee e poi continuare. Quindi io credo che nel documento insisto molto su questo, perché credo che noi dobbiamo rilanciare lanciare una proposta politica, delle cose ben mirate, con obiettivi ben precisi e anche che siano fatti in un modo nuovo rispetto al passato e queste siano mantenute. Io dico anche che la struttura del documento ha voluto essere una focalizzazione delle questioni che abbiamo davanti. Una crisi di una identità del Partito Democratico nella provincia di Frosinone, di una forza capace di aggregare uno schieramento alternativo al centrodestra, capace di essere presente sul territorio e quindi naturalmente rilanciare una proposta politico-programmatica che ha bisogno naturalmente di rinnovare il suo gruppo dirigente e nel suo insieme, poi dirò qualcosa nel merito, necessario. Quindi è voluto essere un ragionamento politico, non una dissertazione moralistica, perché naturalmente non ho voluto fare, essendo un laureato in filosofia, non ho fatto un trattato di teoria morale, come qualcuno ha voluto sostenere. La finalità qual è? La finalità di questa proposta è quello di avere un contenitore aperto che il partito dovrebbe rilanciare. Certo, è una mia proposta e poi deve essere adottata. Io sono rispettoso degli organismi dirigenti, è una cosa, questa è un'occasione, un invito, un momento, ma comunque le scelte devono essere fatte in organismi dirigenti. Certo, un contenitore aperto che si pone 2-3 obiettivi. Primo obiettivo, quello di avere un contenuto sulle questioni, chiamiamole, del mondo sociale, dei cittadini.
la provincia di Frosinone va sempre più verso una situazione drammatica per quanto riguarda le sue condizioni sociali. L'ultima vicenda della video con ne è un esempio. Primo punto. Secondo, per quanto riguarda naturalmente una ricomposizione e una riqualificazione del gruppo dirigente. Terzo, le alleanze. Questo è un punto fondamentale, quindi una ricostruzione del centro-sinistra, ma di un'apertura che non superi il vecchio schema. Quindi un contenitore aperto, ma che deve avere una conclusione che non può essere dilatata nel tempo. Io ritengo che il Partito Democratico ha bisogno di un congresso, perché è in quel momento in cui si ha una sintesi di una azione politica che si deve svolgere sul territorio. Un congresso subito. I tempi della realtà non sono quelli che noi possiamo pensare o che più convengono ad un partito. Abbiamo bisogno di un congresso subito. Non possiamo avere i tempi di una tartaruga, molto lenti, perché altrimenti noi non riusciremo ad avere quel credito di cui abbiamo bisogno tra la gente, l'opinione pubblica. Alcuni hanno fatto dei conti. Il Partito Democratico oggi 27 giugno 2012 ha meno, diciamo, postazioni di governo, soprattutto negli enti locali, di quante ne avesse il PDS-DS nel suo momento, sino a non andare al PC. Ovviamente non faccio riferimento a quelli della Margherita perché avevo una collocazione, una storia diversa, ma questo, sommando questi risultati, il Partito Democratico vede indebolita fortemente la sua rappresentanza istituzionale. Quindi credo che noi dobbiamo a questo punto riaprire un dialogo con le forze sociali. Noi, Partito Democratico, è da tempo, non voglio datarlo, ma è da tempo che non dialoghiamo con le forze rappresentative del mondo del lavoro, e non solo del mondo del lavoro, anche quelle delle professioni. Quindi significa avere un partito che rilancia la sua proposta e si riorganizza, e questo è un punto nodale, importante. Credo che Bersani abbia posto con forza questo accento sulla riorganizzazione, e dobbiamo sgombrare subito il campo. Lo faccio io, che vengo da una storia che ha conosciuto un'organizzazione di un partito. Non dobbiamo avere una visione arcaica dell'organizzazione di un partito, né di qualche cosa che ha fatto parte del passato, ma abbiamo bisogno di una forma partito organizzato, partendo dalle macerie che ha provocato il leaderismo, che ha provocato il partito liquefatto, un partito che non aveva consistenza. Un partito così fatto, ripeto le parole di Bersani, non funziona. Allora, per questo noi abbiamo necessità di, come dire, recuperare con un partito che si organizza, che è rappresentato sul territorio non secondo schemi superati, ma con una nuova partecipazione, per recuperare quella che Bersani ha detto la fraglia tra la politica e i cittadini. Allora, ecco perché io ho insistito molto sulla questione del documento, per ricostruire una forza capace di comporre uno schieramento, capace di avere una nuova direzione politica credibile, che assicuri una discontinuità rispetto al passato e che naturalmente, come dire, individui un programma per qualificare una nuova stagione delle iniziative del partito. Un partito non può solo fare una campagna di ascolto, a mio parere, pur necessaria, ma è importante sapere su cosa vogliamo ascoltare, e questo è possibile se io mi metto in una posizione che ho un contenitore, ho un contenuto che pongo all'attenzione dell'ascolto, che deve poi andare in sintonia con le esigenze della società. E quindi è necessario, in un momento in cui questo congresso, io mi auguro che si faccia subito sulla base di una proposta politico-programmatica,
aperta che individui alcuni punti capisaldi o indicati nel documento, ma che indubbiamente questa capacità di ascoltare ci sia anche una capacità di guidare l'ascolto. Cioè noi dobbiamo capire cosa vogliamo avere da chi ascoltiamo. Allora io credo che il Partito Democratico deve ritornare ad occupare una scena che non ha avuto, una scena politica. In una realtà, io ci tengo molto su questo, nel documento dico che dobbiamo rimettere in piedi un'iniziativa che aggredisca fortemente il centrodestra. Quindi in una realtà come quella della provinciale, che oggi dominata se non in modo egemone anche culturalmente da una destra che nella nostra provincia ha acquistato posizioni di governo che ci hanno scalzato da postazioni che anche storicamente noi avevamo consolidato nel tempo. Quindi credo che su questo punto, in una parte del documento, io riprendo con molta chiarezza appunto quando dico: formiamo un cantiere delle idee e abituiamoci all'ascolto delle proposte per definire i contenuti fondativi di una qualità delle attività produttive e una nuova frontiera dell'innovazione. Cooperiamo per una costruzione economica. Dobbiamo saper assicurare la rappresentanza politica alle esigenze poste dai movimenti presenti nella società e dobbiamo impegnarci in una lotta nei confronti del centrodestra. Mi sento di dire che questo è un appello, dopo saranno gli organismi dirigenti, ma credo che noi non possiamo più attendere. Noi dobbiamo, facendo appello alle forze, come dire, disponibili, progressiste, moderate, dei movimenti, delle associazioni, di quanto è in fermento nella società, anche in questa provincia. Quindi rimuovere le cause che ne hanno determinato un impantanamento del Partito Democratico. E lo dico con molta chiarezza: rimuovere le cause non significa fare le liste di proscrizione. Dobbiamo essere aperti, liberi, non rinfacciarsi le responsabilità, ma significa chiaramente dire punto e a capo. E riapriamo una nuova stagione politica in cui quegli errori che sono stati commessi nel passato, di cui anch'io ho partecipato, ed è stato uno dei motivi che mi ha portato in modo simbolico da un atto di missione, perché ognuno di noi, come per quanto mi riguarda, non è stato alla finestra, è stato un protagonista, ha partecipato, ha votato decisioni prese e quindi se ne deve assumere responsabilità. Non dobbiamo più commettere quegli errori, quindi rimuovere quelle cause, quegli errori che naturalmente sono stati, chiaramente nel documento lo dico, anche scrunti, lacerazioni interne, un prevalere di posizioni che sfioravano, se non erano personalistiche, un contrasto che era più non sulle idee dette tra virgolette, ma era sulla convenienza del momento, quindi significa rimettere in pista forze, energie, fare quello che fino ad oggi non abbiamo fatto. Noi non siamo riusciti a definire una complessiva strategia politica sulle questioni che riguardano questo territorio, parlo del territorio della provincia di Frosinone, che si è ulteriormente frantumato, e la frantumazione fa chiudere tutti in se stessi: la realtà di Sora, la realtà di Cassino, la realtà di Anagni, la realtà di Frosinone, i quattro punti centrali di una provincia come questa, e quindi come noi naturalmente in quei territori incidiamo. E naturalmente questo significa che il Partito Democratico, al quale naturalmente molti guardano, io ritengo che il Partito Democratico non può fare a meno, come dire, del consenso dei cittadini, della partecipazione, e credo che in questo momento
molti cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini non può fare a meno del Partito Democratico. Ma nella nostra provincia lo sforzo che dobbiamo fare è quello di capire quali spazi si aprono a una forza riformista, progressista, quale noi siamo, e una società quale quella della provincia di Frosinone rispetto ad altre realtà dove le contraddizioni sono profondissime, profonde, perché una cosa è il nord e una cosa è il sud della provincia, ed anche da un vistoso impoverimento. E anche, lo cito visto che l'altro giorno veniva detto queste cose, un punto sul quale spesso noi non torniamo, quella che è della infiltrazione della criminalità organizzata. Quanto più è debole la politica, maggiore naturalmente sono le forme di aggregazione, come dire, antidemocratiche, se vogliamo mettere in questi termini. L'altro giorno abbiamo fatto un'iniziativa sulle questioni delle coppie di fatto e si diceva appunto che quando la politica viene meno, naturalmente le forme, le espressioni più conservatrici, più restrittive, più antidemocratiche sono più forti e quindi più vincenti. E naturalmente oggi, se non c'è un partito come il nostro, il Partito Democratico, di fronte non solo alle questioni di, chiamiamole così, conservatrici e antidemocratiche, ma di fronte a un nuovo scenario oggi che abbiamo difficoltà a controllare, parlo della politica, oggi non c'è un primato dell'economia, c'è un primato della finanza, di una finanza internazionale. Cito, e andando a conclusione, la Videocon è il risultato tipico di una lotta o comunque di interessi non economici, perché in quel caso sarebbe stato, diciamo, guardare un punto produttivo, non sono stati interessi di pura economia finanziaria e quindi speculativa. Allora io credo che noi, come dire, abbiamo bisogno di riposizionare il Partito Democratico, e per riposizionare il Partito Democratico dobbiamo avere un momento che ha la sua sintesi, un congresso. Mi auguro al più presto, ritorno su questo punto, sono terrorizzato, lo dico sinceramente, perché la situazione è talmente drammatica, viviamo un momento di grande sofferenza, molti cittadini, iscritti, simpatizzanti che ci hanno votato chiedono di capire dove va questo Partito Democratico nella nostra realtà provinciale. Bersani sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo degli appuntamenti prossimi, ma credo che lo sforzo principale lo dobbiamo fare in questa provincia dove purtroppo subiamo amare sconfitte per errori, incertezze, difficoltà, ma comunque, come si dice, una partita 1-0 e palla al gioco. Hai perso, non c'è altro da fare, ma dobbiamo ricostruire, se non costruire, una nuova prospettiva e una nuova dimensione. Io sono convinto che ci sono tanti cittadini, anche qui, anche questa cosa è una testimonianza, un momento, che vogliono, come dire, andare oltre le divisioni. Vogliono discutere, vogliono avere i gruppi per discutere, vogliono che ci siano le diversità, vogliono comunque avere un comune cammino, vogliono anche condividere un sistema di valori che spesso abbiamo perso nel tempo. E questo, come dire, aver perso una dimensione dei valori ci è anche, come dire, provocato una difficoltà di creare le forze, noi diciamo di centrosinistra, ma anche una difficoltà a mantenere unito il centrosinistra o comunque le forze a sinistra, le forze progressiste. Abbiamo avuto nella nostra provincia questa grande difficoltà, non siamo riusciti a creare quello che una volta si definiva un blocco politico, un politico programmatico culturale in grado di combattere il centrodestra e di combattere anche una cultura che ha prevalso anche nel nostro paese. Io credo che la grande maggioranza dei cittadini vuole battersi sui contenuti, ed ecco perché io ho voluto, in forma abbastanza sintetica ovviamente, tracciare questa nota, questo documento.
sui contenuti e non a sostegno di un vuoto leaderismo che ha fallito, di un partito che non si sa dov'è, se c'è, se esiste, se è organizzato, se è un punto di riferimento che ci porta lontano dalla realtà. Io credo che forse oggi, più di ieri, più di qualche tempo fa, ci sono le condizioni per ricostruire, costruire un Partito Democratico che sia veramente quello in grado di svolgere oggi una funzione che altri non hanno, perché la PDL è nel marasma che conosciamo. Altre forze sono alla ricerca di diverse collocazioni, ma anche soprattutto per combattere un'antipolitica che se ieri era in forma più rozza, ieri intendo anche oggi, tipo di Grilli, non voglio aprire questo argomento, però Montezemolo non è una questione rozza, cioè vale a dire, significa disconoscere la funzione che ha in una democrazia il partito. Se il Partito Democratico non riesce a svolgere questa sua funzione di partito, allora l'antipolitica ha il verde e naturalmente il rischio è alto per la vita democratica di uno Stato che fonda la sua esistenza sui partiti. Il compagno Ermisio in 20 minuti ha descritto in modo coraggioso, amaro, sofferto, ma molto determinante tutto quello che lui ha visto e che sta provando. Credo che i presenti siano liberi di esprimersi, di contestare, di osservare e di fare domande. Ad Ermisio, visto che io conosco più di tutti i presenti, dico che esiste una buona presenza di rappresentanti del PD, del Partito dei Comunisti Italiani, la cui presenza è capeggiata da Orlando Cervone e dal segretario del circolo di Ceccano, Antonietta Vasetti. Che oltre a queste presenze c'è il presidente del Consiglio Comunale di Ceccano, Antonello Ciotoli, e che inoltre ci stanno i rappresentanti. L'avevo messa Anna Rosa come rappresentante del PD in generale di Frosinone, e i rappresentanti della stampa come Ignazio, direttore di 1 e 3, con gli amici ecodellarete.net, esatto, ripeti, ecodellarete.net. E quindi certo i rappresentanti del PD è importante che siano presenti, però nel contesto generale sono una minoranza, perché quello che prevale sono i senza tessera, e quindi questo dà un altro risvolto a questo incontro, per cui io sono da questo punto di vista vicino a te e solidale a te, che meritavi sicuramente un apprezzamento maggiore. L'apprezzamento fortunatamente riescono a darmi coloro che non hanno altre attese, altre aspettative, ma che vogliono. Non ci sono vivere. Nemmeno da parte mia, però in Cina non te devi spiegare proprio, tanto ci capiamo, in questo paese ognuno di noi si porta dietro una scia di conoscenze. Io già ho chiesto. Dire, c'è anche l'inchiesta. Scusami. C'è anche l'inchiesta. Ah, già, Peppino ha fatto l'inchiesta. Va bene, mi devi scusare. No, lo sto dicendo, lo dico, sì. L'importanza di tutti. Va bene. Stato un limite mio. Quindi siamo rappresentati meglio di come noi possiamo pensare. Tu avevi chiesto di parlare? Sì. Niente, si pone un problema, visto che Ermisio a circa 4 mi dai
8 minuti, ma perché non finisce? Ringrazio per la possibilità di esprimere il mio pensiero in merito dopo aver sentito, diciamo, la relazione di Ermisio, che ha parlato della situazione attuale del PD, Ciociaro in particolare. I problemi sono connessi a quelli più generali e ci si pone più di qualche interrogativo. Personalmente è qualche tempo che mi sto ponendo il problema, visto che ancora ho la testa, avevo ripreso la testa dopo lo scioglimento di S del PD, se esiste ancora una possibilità di fare politica dentro il PD e se il gruppo dirigente del PD è nelle condizioni di offrire un progetto politico e una forma organizzativa e delle ipotesi di lavoro che possono riaggregare la vasta area della sinistra. Perché il PD non vince, in provincia perde 4-0, 5-0, 0 il mio. Però il resto della sinistra non cresce, al di là di qualche affermazione individuale qua e là. Allora ci si pone un problema di come oggi una vera forza politica riesca ad aggregare questa vasta area politica progressista, chiamiamola così, perché non è che possiamo pensare di riprendere il governo della città, dell'area, del paese con i gruppi minoritari. Dobbiamo riprendere, riappropriarci della politica e darci un'organizzazione per poter ritornare a fare politica e a soddisfare una domanda, i quesiti che ci vengono dai cittadini, dai nostri elettori, dagli elettori sociali, i quali si aspettano delle risposte che non possono essere quello di uno dei leader di una componente provinciale che torna dalla Cina e dice vi sono grandi opportunità per le imprese in quel paese. Se le opportunità di collaborazione con paesi come la Cina, oggi, parlo di oggi, non sto parlando di 10 anni fa, quando tutto si teorizzava, la globalizzazione e così via, oggi c'è un ritorno indietro e quindi una revisione, un voler rivedere la nostra posizione economica, e un'affermazione di questo significa che tu stai invitando qualcuno a produrre a costi minori e a licenziare i propri addetti. Ma quando si è trasferito in Cina, a differenza di quello che avveniva qui quando venivano gli americani e poi trasferivano le loro attività nel Nord Africa, questi, se tu vai via, prova ad andare via, si appropriano del tutto l'apparato produttivo, del know-how che hanno e producono e ti invadono il tuo mercato con altri nomi, altre forme. Quindi allora il problema, la politica, le nostre forze politiche, i nostri rappresentanti devono poter dare una risposta a questo. E un politico che fa un'affermazione di questo deve essere in grado di darle una risposta prima di fare un'affermazione, altrimenti ci ritroviamo la vita con cui hai parlato e che ha riguardato anche dei grossi finanziamenti regionali, regalie che qualcuno dice che li ha aiutati a chiudere. Ma torniamo a noi. Quindi la domanda era ed è: il PD può assolvere a questo compito? O il PD non è nelle condizioni di assolvere questo compito aggregante per ragioni storiche, diciamo, di provenienza, di come si sono formati i gruppi dirigenti, come i propri leader si muovono, per come è avvenuta la fusione a freddo, come torniamo a una vecchia polemica, però insomma sappiamo bene, diciamo, che non c'è stato mai una vera, diciamo, accordo in cui tutto è avvenuto intorno alla volontà dei leader delle varie aree. E questo non è più possibile, perché quello che tu chiami antipolitica, se comincia ad assumere un fenomeno del 10, del 12, del 15%, non è più antipolitica, sarà altra politica, sarà un altro modo di intendere.
e dà l'impressione che chi parla di antipolitica è come se fa il conservatore delle proprie forze, delle cioè fa un'attività residuale, cioè è incapace di rinnovarsi e difende i propri privilegi. Allora, di fronte a chi difende i propri privilegi e lo manifesta in una maniera indegna alla Camera, quando dicono in ferie ci vogliamo andare 13 perché sennò ti togliamo la fiducia, è una posizione indecorosa. Allora il problema, c'è questa possibilità che comincia di farlo? Io non è un giudizio quello che do sul tuo intervento, sul tuo obiettivo, diciamo, mi sembra che ci sia un fondo di volersi bene, proveniamo da una voglia di voler diciamo, lavorare a favore dei cittadini, e quindi se ci mettiamo la buona volontà possiamo farcela. Alla televisione qualche tempo fa mi risulta che qualcuno aveva accusato di avere una posizione così, di avere una posizione romantica, sempre di aver sentito. Io voglio dire che è così, ma un congresso vero che discute con le prospettive come tu l'hai detto richiederebbe un azzeramento di uomini nell'ambito totale, a cominciare dalle aree tematiche organizzate che ci sono, dovrebbero essere sciolte veramente, dovrebbero andare un momentino in vacanza in Amazzonia, ma compresi loro secondo e terzo e quarto rappresentanti, perché sennò noi comunque ci ritroveremo i numeri pur ridotti a condizionare la politica, perché il resto, con tutta la buona volontà, tu quando cioè cerchiamo di capirci, al congresso di scioglimento di DS io ho posto in quasi tutte le sezioni come responsabile di un'area della mozione, diciamo provinciale, posto in quasi tutti i congressi un problema del pericolo della scomparsa della sinistra, diciamo della sottovalutazione dei problemi della sinistra. Tutti venivano alla fine e ti dicevano bravo, hai detto le cose giuste, cioè la mozione colpisce bene, cioè individua bene i problemi delle alleanze politiche, i problemi civili, i problemi diciamo della laicità. Poi però quando il congresso finiva, nel sacco gli altri portavano i voti, tu ti portavi bravo. Alla fine qualcuno ha deciso e comunque aveva organizzato il voto. E questo sta avvenendo, e è avvenuto negli ultimi congressi col PD, e avviene ancora. Allora il problema, ci sono le forze in campo per sbaragliare, per mettere in difficoltà questi gruppi dirigenti? O noi avremo un altro leader che ci dirà domani un'altra affermazione simile a quella? Ci sono opportunità per la Cina o l'India, per l'India come la vita? Allora, il problema, io mi fermo qui e penso che sia opportuno, se no mi fermo qui, non è il caso di proseguire, anche perché sennò sarebbe troppo lunga la cosa, però volevo invitare l'organizzatore diciamo, di questa serata, ma anche la nostra associazione a cui facciamo parte, di aprire, di continuare la discussione, sempre a più voci, con più presenza e più... perché l'obiettivo è quello di mettere insieme. E abbiamo un problema, che le cose che diciamo devono arrivare all'orecchio preciso di quelle persone che tu intendi mettere in discussione, che non riuscirai mai a mettere in discussione nel modo per esperienza, come tu l'hai posto, perché il tuo è un modo educato, preciso, ci vuole una forza organizzata che si muove. Ah, vabbè, sì, va bene. Allora, quello che avete sentito è Agostino Colafranceschi, che è un dirigente del PD. Adesso la parola verrà data ad Orlando Cervoni, che è segretario del Partito dei Comunisti Italiani della provincia di Frosinone. Poi parlerà Fraioli, che è redattore capo di Evo della Rete. No, un cittadino sono io, non sono nient'altro. Va bene, meglio. Comanda solo a me che è redattore capo. Mi veniva
mi veniva da fare una battuta per fare tutte queste cose che dice, che diciamo tutti, che ha detto prima Ermisio e anche nell'introduzione Angelino, ci vorrebbe un partito come il grande PC, che non c'è, e quindi diciamo vediamo un po' quello che si può fare, insomma, con le cose che abbiamo. Intanto io partirei da una situazione che è quella che stiamo vivendo in questi giorni, in queste ore, dalla situazione drammatica delle questioni del lavoro, perché poi i partiti che si richiamano alla sinistra e al lavoro da qua, da queste cose devono partire e non possono assolutamente prescindere. Noi abbiamo praticamente una provincia disastrata, è emblematica la chiusura degli ospedali, dei tribunali, adesso anche del sistema industriale, fra il più nobile, diciamo, che avevamo, come la Videocon, che era un fiore all'occhiello. E quindi questo rientra tutto in un piano, insomma, di attacco a quello che sono, quella che è l'Italia, una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E il rischio, diciamo, che corriamo noi è perché diciamo, la sinistra, i partiti che comunque dalla sinistra nascono, oggi per un non condiviso da me senso di responsabilità verso, diciamo, il salvare l'Italia, eccetera, perché personalmente e anche come partito secondo me saremmo dovuti andare a votare subito dopo la caduta del governo Berlusconi, perché insomma la Grecia andrà fallita per altri motivi, la Spagna ha votato, avremmo potuto votare anche noi, quindi noi non abbiamo condiviso questo passaggio, anche perché purtroppo, e non voglio inserire elementi di divisione, ma bisogna dirsene le cose come stanno dal mio punto di vista, oggi abbiamo un ministro che, diciamo, fa un ulteriore attentato a quella che è la Costituzione sostanziale, volendola trasformare in una Costituzione materiale, diciamo, che toglie per esempio l'articolo 14.4 della Costituzione. La nostra Costituzione recita: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, articolo 4. L'articolo 1 dice che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La Fornero dice invece nell'intervista che il lavoro non è un diritto. Quindi siamo veramente a un attentato alla Costituzione, si vuole modificare tutto quanto. Ecco, in questo contesto noi secondo me dobbiamo inserire la discussione e in particolare anche le forze che comunque nascono, diciamo, da una tradizione di sinistra, che hanno avuto un percorso. Poi io mi permetto magari di entrare anche in merito alla discussione, perché fino al 2007, anche se adesso sono di un altro partito, ma fino al 2007 stavo nei DS, quindi ho condiviso molte di quelle scelte, di quelle battaglie, per cui nessuno si offenda se entro magari in merito alle questioni proprio che si potrebbero sembrare interne al Partito Democratico, ma non è così. Noi, ripeto, dobbiamo partire dai fatti. Abbiamo avuto un percorso in questi ultimi 15 anni dove c'è stata una difficoltà politica, eccetera, economica soprattutto, ma dove la sinistra, il centro-sinistra ha giocato un ruolo a perdere. Io, per fare una battuta, dico che noi è come quando invece che giocare a 3-7 per vincere giochiamo a traversone, cioè giochiamo per perdere la partita, perché per esempio nel 2001 abbiamo il centro-sinistra ha preso più voti che mai aveva preso, il 52%, però non si riuscì a fare l'alleanza con Rifondazione Comunista, che non c'era, e manco con Di Pietro, perché soltanto con Di Pietro avremmo vinto e non avremmo avuto 5 anni sciagurati. Io sono dei comunisti italiani, noi veniamo accusati da una parte, diciamo, della sinistra, anche da una parte della Federazione della Sinistra, di essere quelli che vogliono stare con le poltrone, nei seggi, eccetera. Noi, in modo, diciamo, togliattiano, diciamo un'altra cosa, che la lotta si fa avendo due caratteristiche, la rappresentanza parlamentare e avendo i movimenti che sostengono questa battaglia. L'una senza l'altra non ha senso. Non ha senso, e questa è la grande questione fra Togliatti e Nenni, non ha senso una battaglia, diciamo, soltanto parlamentarista se tu non hai le masse di popolo che seguono e appoggiano quelle battaglie, e non ha senso nemmeno fare il contrario, cioè rinunciare a una presenza appunto nella sede istituzionale, nel Parlamento, per fare soltanto le battaglie, diciamo, di lotta sociale e non avere la rappresentanza. Quindi questo è il nostro concetto. Quello che diciamo noi come Partito dei Comunisti Italiani, perché vorremmo cercare di essere utili alla discussione, abbiamo fatto un comitato centrale,
dove la posizione del nostro partito nell'ambito della federazione della sinistra, perché anche là c'è tutta una discussione adesso, che secondo me è una discussione inutile, anche quella, la discussione che sta prendendo piede è se noi dobbiamo stare col Partito Democratico per forza o se noi dobbiamo stare per forza contro il Partito Democratico. Secondo me non è né l'una né l'altra cosa. Noi dobbiamo cominciare a dire che noi vogliamo stare sui contenuti, su una piattaforma che per esempio per quanto ci riguarda e per quanto riguarda me, ma voi siete più esperti di me, l'avete letta, la piattaforma che ha presentato anche Landini nell'Hotel Parco dei Principi una quindicina di giorni fa, dove è stato presente anche Bersani. Quella piattaforma che può essere, diciamo, impletata, arricchita con le questioni sulla democrazia, sulla legalità e sulla scuola, può essere una piattaforma, diciamo, di proposta politica e di governo da rivolgere all'intera nazione, con le alleanze che ci stanno, perché l'errore che noi abbiamo fatto, come nel 2001 non abbiamo tenuto conto degli elettori, mi sembra che oggi gran parte, diciamo, della politica, dei rappresentanti della politica, dimentichino i messaggi che i cittadini danno. Noi quest'anno in provincia di Frosinone anche, ma in qualche altra parte d'Italia, in molte altre no, abbiamo dimenticato la lezione dell'anno scorso, con le vittorie straordinarie, per esempio a Napoli, a Milano, a Cagliari, eccetera, e soprattutto nel referendum, va bene? E si è applicato, non da parte nostra, perché siamo un partito piccolo, abbiamo cercato di fare quello che è possibile, si è applicato lo stesso schema nelle alleanze, soprattutto nella nostra provincia, che non ha tenuto conto di quella unità sociale, di quella base sociale che andava riaggregandosi sui beni comuni, sulla difesa per esempio del lavoro, sulla difesa delle questioni pubbliche. E i partiti, bisogna dire, e sono stati puniti laddove non hanno tenuto conto di questa cosa, se ne sono un po' fregati di questo. Abbiamo detto noi facciamo l'alleanza con chi ci pare. Allora io voglio dire, è legittimo che tutti i partiti cerchino di crescere, di fare le cose, di rimettersi insieme, di avere una struttura che nelle parole che diceva Angelino e anche Elmisio sia quella di un partito forte presente sul territorio. Cerchiamo di farlo anche noi, cerchiamo anche voi di collaborare, ma dire soltanto non si può prescindere da questa forza è vero fino ad oggi, perché secondo me se oggi questa forza non riempie di contenuti la grande ramificazione che ha sul territorio e non fa delle scelte, attenzione, secondo me lo dico, ripeto, come uno che è stato fino a pochi anni fa là dentro e quindi conosce tutti i compagni con i quali siamo legati da affetto, stima reciproca, battaglie fatte, nottate trascorse a montare le feste dell'unità, insomma a gioire per le grandi vittorie e a soffrire per le sconfitte spesso immeritate. Però se non si fa una scelta, io temo che il Partito Democratico possa fare la fine del PASOK, scusate la crudezza, del PASOK greco, se non sceglie, perché poi un fronte, diciamo, sociale e politico e di alternativa è in Italia si sta formando, perché noi parliamo pure di antipolitica, ma l'antipolitica, qualcuno dice è un'altra politica, ma noi ci siamo dimenticati le scene di giubilo in tutta l'Italia quando Berlusconi era caduto? E Grillo sarebbe stato al 2%, Grillo. Era caduto Berlusconi, tu non mi puoi fare un governo con Berlusconi, dove lui ancora dà le carte, come adesso. È chiaro che la gente, che pure era stufa, schifata di quel tipo di politica, che ha una speranza in questo grande partito, che ancora oggi, secondo me, è il Partito Democratico, e col quale, ripeto, io non penso che mi devo alleare per forza o che per forza oggi ci devo litigare, e quindi voglio vedere, ma se tu crei questo governo e mi fai le stesse cose che magari 3 anni fa non hai fatto e non lasci speranza ai cittadini, non affronti il problema grosso dell'equità sociale, perché negli ultimi anni non è che se lo inventano i comunisti che il 20% di ricchezza è passata dal ceto medio e dal ceto operaio è passato, diciamo, ai più ricchi. È chiaro, se tu alla gente non gli hai più speranza, nasce l'antipolitica, l'hai creata tu, l'ha creata Grillo. Grillo sta soltanto a mietere un raccolto che altri hanno seminato. Quindi queste secondo me sono le questioni, compagni. Cioè non sono altri e non sono eludibili. E non è che uno vuole fare il massimalista. Ci deve essere consapevolezza, trovare quei punti di aggregazione. Secondo me sono il 95%. Ma lo dico... Non
il 95% di cose che ci uniscono, dico io, non è che solo dal PD fino ai comunisti italiani, che noi ripeto siamo visti come quelli un po' più moderati, ma pure con la stessa rifondazione comunista, con Sella Italia dei Valori, perché spesso le divisioni sono più nominalistiche che sostanziali. Allora, mettiamoci a lavorare tutti, noi per quel poco che possiamo fare lo stiamo facendo. Mi sa che sono andato oltre, finisco subito. Finisco, posso dire un'altra cosa? No, va bene. Alla domanda ho risposta. Sì, no, pensavo che... Vabbè, finisco subito però, per dire una cosa. Noi abbiamo due momenti che abbiamo perso, diciamo, uno l'abbiamo perso in campagna elettorale, quando andando divisi ci siamo messi a litigare fra noi, non abbiamo detto che la Polverini è quella che è Polverini, cioè non è che dobbiamo definirla in un altro modo, è la Polverini. L'abbiamo detto che Anna Rilli è quello che è, va bene, sono andati scarozzando eccetera eccetera, facendosi belli. Noi non abbiamo posto una politica perché stavamo pensando a litigare fra noi. Oggi dobbiamo cambiare registro su alcune cose che ci uniscono, per esempio dobbiamo da subito trovare la maniera di stare insieme. Per esempio c'è la questione della Videocon, lunedì c'è il Videocon Day con tutte le cose che sono state dette prima. Anche da questa riunione di oggi, e poi io mi farò, diciamo, parte attiva per quella parte che mi può competere, che esca un documento che invita tutte le forze, i partiti, le associazioni, i movimenti, i sindacati a stare insieme con una proposta unica, comprensibile, per salvare 1300 famiglie, che poi significa 5000 persone, che insomma l'1% della popolazione che oggi dalla provincia di Frosinone trema perché non sa qual è il futuro, facendo anche delle proposte che vadano oltre il sistema che ci impongono, diciamo, che ci impone la finanza. Cioè non sta scritto più da nessuna parte che io Stato mi devo svenare a fare 8 anni di cassa integrazione e non rilanciare da subito la produzione, spendo 100 milioni di euro e poi mi mancano 30 per ripartire e quindi la gente è a casa. Quindi abbiamo il coraggio di ridire partecipazione statale, intervento diretto dello Stato, perché come diceva Brugman, la politica del capitalismo è il festival delle idee fallite, e più fanno male e più ti aumentano la dose, come quel medico che ha il diabete e ti aumenta sempre le dose di zucchero perché stai male. E alla fine dico anche un'altra cosa, noi come Federazione della Sinistra stiamo anche raccogliendo le firme contro i vitalizi agli assessori regionali, anche su quello che è una battaglia che non è, diciamo, la principale, ma che comunque dà un segnale della diversità, sta parola a noi ancora ci deve essere cara, nostra, diciamo, della sinistra rispetto agli altri ci deve stare. Io vi dico, compagni, che c'è un fronte che su queste questioni si sta unendo, è forte e avrà dei risultati importanti. Cerchiamo di non fare in modo che questo fronte, diciamo, diventi soltanto un fronte di opposizione, ma che sia un fronte di governo e di alternativa, che veramente è quello che sui contenuti, a partire dai beni comuni, dalla giustizia sociale e dal lavoro. Va bene, la parola a Fraioli, non ho più prenotazioni. Maggiani, tu vuoi parlare? Va bene. Beh, detto in una stazione prenotazioni. Come? Detto in una stazione. Tieni conto che se alle 8 ci cacciano. Alle 8 ci cacciano, eh? Ah sì. Ma io sono in genere molto breve. Intanto vi voglio informare del fatto che è stato approvato una mezz'oretta fa, sarà approvata la riforma del lavoro proposta dal governo con i voti del Partito Democratico, dell'UDC e del PDL. E questa è una cosa che va ricordata e che non sarà dimenticata dagli elettori e dai cittadini tutti. Appena in tempo è stata fatta questa riforma del lavoro, lo aveva detto Monti, perché dobbiamo presentarci, dice Monti, con le carte in regola in Europa domani. Ci sono due partite importanti domani che si giocano e la più importante non è quella della nazionale. E coincidenza, oggi MPS Monte dei Paschi di Siena ha annunciato un piano di licenziamenti di 4.600 dipendenti, che è soltanto il primo di una lunga serie di piani di ridimensionamento che colpiranno in particolare il settore bancario. Noi dobbiamo anche domandarci perché siamo arrivati a questa situazione, no?
cioè a un certo punto sui giornali le notizie sono diventate sempre più allarmistiche, ma insomma proviamo a fare qualche riflessione. Che cosa è accaduto? Abbiamo perso una guerra? Non mi pare. C'è stato un altro 11 settembre? Sì, c'è stata la crisi americana, ma poi ci eravamo ripresi, ve lo ricordate? Noi abbiamo cominciato a scaracollare un anno fa circa. Allora dobbiamo domandarci che cosa è successo. E la cosa che è successa, signori miei, è che una serie di squilibri interni all'Europa sono arrivati a maturazione in concomitanza con quella caduta del PIL che ha investito tutta l'Europa quando c'è stata la crisi americana. Noi abbiamo avuto una caduta del PIL del 9%, qualcheduno ha cominciato a preoccuparsi. Perché? Perché c'erano degli squilibri. Quali erano questi squilibri? Ci hanno raccontato che erano i debiti pubblici, ma se fossero stati i debiti pubblici, allora la catena, diciamo, dei fatti, i paesi cioè che dovevano entrare per primi in crisi, sarebbe stata inversa rispetto a quella che si è verificata. Vi cito l'elenco. Se il problema fosse il debito pubblico, dal 2008 la crisi avrebbe colpito prima la Grecia e poi Italia, Belgio, Francia e Germania. Nell'ordine sono i paesi che hanno i debiti pubblici più alti. Invece, che cosa è successo? Ma la crisi è esplosa prima in Irlanda, che aveva un debito pubblico al 44%, poi in Spagna, che aveva un debito pubblico al 40%, poi il Portogallo, che stava poco sopra i parametri di Maastricht, 65%, e solo dopo la Grecia e l'Italia. Allora il problema evidentemente non è il debito pubblico. Qual è il problema che si è venuto accumulando in questi anni in Europa, e in particolare tra i paesi del sud e i paesi del nord? Il problema è un enorme debito estero di soggetti privati. È questo quello che si è andato accumulando, cioè in pratica la Germania vendeva le sue BMW prestando i soldi ai privati che se le compravano nel sud dell'Europa. Quando è arrivata la crisi è cominciata la corsa al rientro, qualcuno ha cominciato a pensare ma forse io questi soldi non li rivedo, e quindi tutto il sistema è andato in crisi. Perché si sono creati questi squilibri commerciali? Questi squilibri commerciali si sono creati perché è stato eliminato un meccanismo di mercato. Io so che qua ci sono persone che vogliono fare la rivoluzione, però prima cerchiamo almeno di capire come funziona il capitalismo. Quando ci sono regioni che hanno una competitività diversa, il fattore calmierante sono proprio le valute nazionali. Mi spiego, se tutti vogliono i beni della Germania, perché la Germania produce belle macchine a buon prezzo e via dicendo, io per comprarmi le macchine tedesche devo prima comprare un'altra cosa, la moneta tedesca, che è una merce anch'essa. Quindi sale il prezzo del marco, perché tutti lo vogliono, e quindi il mio vantaggio a comprare la macchina tedesca tende a diminuire. Questo è un meccanismo automatico del mercato. Quando è che si può fare a meno di monete diverse? Quando non ci sono troppe diversità fra le aree, tra le regioni di una stessa area. Quando cioè non ci sono differenze di produttività e quindi non ci sono differenziali di inflazione. Tanto è vero che uno dei criteri di Maastricht cosa recitava? L'inflazione era al 2%, doveva essere al 2%. Questo 2% non doveva essere inteso come un tetto, però era un obiettivo. Sapete qual è il paese che più di tutti gli altri ha rispettato l'obiettivo del 2%? È stato l'Italia. Noi dall'introduzione dell'euro abbiamo avuto una media dell'inflazione del 2,1%. Un paese che è stato molto inadempiente da questo punto di vista è la Germania, che ha fatto l'1,4% grazie alle riforme di Schröder che il Partito Democratico ha applaudito per anni. Ha fatto dumping salariale. I salari reali tedeschi dall'introduzione dell'euro sono scesi, cioè ha fatto concorrenza ai suoi partners la Germania. Altri paesi invece hanno sforato. L'Italia è quella che è rimasta. Ora, la scienza economica dice una cosa chiara, la sanno tutti. Non c'è bisogno di citare Krugman, lo sa un ragazzo che fa il primo anno di economia. Se non ci sono i tassi flessibili che aggiustano queste differenze di produttività, cosa è che deve diventare flessibile? Il salario, per forza di cose. E infatti siamo in una fase di, come dire, attacco ai salari e ai diritti dei lavoratori. Allora, la mia domanda è questa, io non voglio accusare nessuno perché queste cose le hanno fatte sulle nostre teste.
molti di noi non le sanno, io stesso me ne sono reso conto quando la situazione ha cominciato a scaracollare, ho cominciato ad informarmi, perché non mi squadrava tanto questa sequenza. I paesi che avevano il più alto debito non erano toccati dalla crisi, mentre invece l'Irlanda o la Spagna, che c'era il 40%, all'improvviso ti dicono la Spagna sta crollando. Perché? Ho cominciato ad informarmi e una cosa l'ho capita: il Partito Democratico e anche il PDL, naturalmente, ma io la critica la faccio al Partito Democratico, se mi permettete, ha avuto un atteggiamento paternalistico. Io, delle due l'una, o anche i vertici non si rendevano conto dei costi e dei rischi di questa scelta dell'euro, oppure se ne rendevano conto e non hanno discusso di questa cosa con gli elettori. E continuano ancora adesso a non farlo, perché non appena uno mette in discussione l'euro e quello che è accaduto e che sta ancora accadendo, subito gli dicono: ah, ma allora tu stai con Berlusconi che anche lui è contro l'euro. Attenzione, e chiudo qui, questa posizione di Berlusconi è assolutamente strumentale. Lui, pur di far contenti i veri padroni del vapore, sta sposando questa posizione perché è funzionale a un obiettivo, che è quello di demonizzare chi si mette oggi contro la moneta unica, perché ti rispondono: ah, ma allora stai con Berlusconi. Mentre invece di questa questione noi dobbiamo parlare in maniera assolutamente franca, perché riguarda la nostra vita. Stanno abbassando i salari, vi ricordo un'ultima cosa e vi saluto: noi abbiamo firmato un patto internazionale, ormai l'avete capito che i patti vengono rispettati, in cui ci impegniamo a diminuire del 60% in 20 anni il nostro stock di debito. Fatevi due conti e cercate di capire cosa significa questo se non invertiamo a 180 gradi la politica che stiamo facendo. E certo, come la si possa fare questo con un partito che vota oggi insieme col PDL la riforma del mercato del lavoro e non ha neanche la forza di presentare una mozione di sfiducia verso un ministro che si è permessa di dire che il lavoro non è un diritto? Puntini, 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 aggiungetelo voi. Maggiani e poi Mazzoni. Ah, Non parlo dopo. Voleva parlare dopo di te. Ti voleva ascoltare prima. No. Dunque, le questioni che diciamo sono state sollevate qui sono complesse. E richiederebbero anche, diciamo, come dire, un tempo di riflessione abbastanza adeguato, che oggi purtroppo non abbiamo, che riguardano il Partito Democratico, ma alcune che non riguardano il Partito Democratico, nel senso che riguardano, come dire, il complesso generale dello Stato dell'Italia in questo momento. Io so che il Partito Democratico oggi ha approvato la riforma del mercato del lavoro, ma lo ha fatto dopo una discussione interna che è stata anche lacerante. Dopodiché un partito funziona anche a maggioranza, cioè nel senso che se la maggioranza del partito decide una cosa, le regole della democrazia impongono che venga fatta quella cosa lì. So che non è che è una riforma del lavoro, diciamo, a detrimento di alcune cose, è pur vero che però è stata migliorata in alcuni aspetti proprio con il contributo del Partito Democratico, che se avesse assunto un'altra posizione non ci sarebbe stata, cioè non ci sarebbe stato questo contributo, e io ho come l'impressione che la riforma del lavoro sarebbe passata lo stesso. Ora la domanda è, e è la stessa domanda che il Partito Democratico si è fatto quando ha scelto di sostenere il governo Monti, e anche quella non è stata una scelta indolore, perché anche quella è stata frutto di una discussione lacerante all'interno del partito. Ci si guadagna di più a stare fuori o, diciamo, ci si accolla questo senso di responsabilità e si sostiene questo governo? Ci si guadagna su del soggetto che è il partito. È il Partito Democratico. I cittadini avrebbero perso anche se non avessimo appoggiato, anzi, i cittadini avrebbero perso soprattutto se non avessimo appoggiato il governo Monti, perché ti ricordo che all'epoca in cui c'è stato il cambio tra Berlusconi e Monti, il nostro spread, che non è una cosa, diciamo, che non significa niente, ma significa, perché riguarda i debiti nostri, per esempio mio, che ho fatto il mutuo per comprare casa, ma anche i debiti delle nostre aziende, era al 400%, non era una passeggiata. Noi c'è stato un giorno, e questa cosa non si dice, c'è stato un giorno in cui noi eravamo in pericolo e non potevamo pagare gli stipendi pubblici, che non è una cosa da poco. Cioè non è stata proprio, come dire,
non è stato proprio un atto di responsabilità, come dire così, campato in aria. Il paese, quando è caduto Berlusconi, era in un momento... Vabbè, l'abbiamo cacciato in qualche modo. Ha passato lui la mano del suo, cerchiamo se no non ci vabbè, non è... Sì, vabbè, però diciamo che la situazione era tragica. È ancora tragica. Chi dice usciamo dall'euro non si rende conto che noi in questo momento i nostri mutui li stiamo pagando con il tasso di riferimento della BCE, che è l'1%. Uscendo dall'euro lo pagheremmo a tasso italiano con la lira svalutata, però, se tornassimo alla lira. Quindi significa che tante famiglie non pagherebbero il mutuo, tante famiglie gli verrebbe tolta la casa, tante aziende chiuderebbero perché i debiti che hanno sono in euro. E anche i prestiti che hanno chiesto sono in euro. Cioè, una serie di cose che noi non possiamo non considerare se vogliamo fare un ragionamento completo. No, no, io sto rispondendo perché siccome adesso ci siamo... Adesso che è successo il disastro, se ne si possa parlare. Io credo che all'epoca in cui siamo entrati all'euro è stato fatto un referendum per entrare nell'euro, o mi sbaglio? O mi ricordo male? Non è stato fatto nessun referendum. No, non quale referendum? Tutte le nazioni hanno fatto un referendum per entrare nella moneta unica. Uno dei motivi che ci ha spinto ad entrare nell'euro. Uno dei motivi che ci ha spinto ad entrare nell'euro è il fatto che in Italia, diciamoci la verità, perché se no facciamo dei ragionamenti senza mai, diciamo, dei pezzi di verità. Stavamo con le pezze al culo, cioè noi non abbiamo più sviluppo industriale da 30 anni, diciamocela questa cosa, e la Videocon è l'esempio esemplare di tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni in Italia. Non si fanno investimenti per ricerca e sviluppo, la nostra industria non è competitiva, il nostro capitalismo non è competitivo, perché è fatto da 3-4 famiglie che per bontà loro, diciamo, s'organizzano gli affari loro, ma non portano nessun vantaggio né all'economia né tantomeno alla nazione. E con questo non voglio spezzare una lancia a favore del capitalismo, però in Italia non funziona neanche quello. Cioè abbiamo un libero mercato che è finto, perché in Italia il libero mercato non esiste, non c'è concorrenza. In questa situazione noi siamo entrati nell'euro e questa situazione noi ci stiamo portando dietro. Fino a quando noi non risolviamo, diciamo, queste dinamiche, sarà complicato fare qualsiasi tipo di discorso e di discussione, perché qualsiasi argomento tu porti, anche per un aumento dei diritti delle persone, passa comunque attraverso il fatto, diciamo, anche abbastanza concreto, che le persone devono essere messe in grado di mettere insieme il pranzo con la cena. E in Italia in questo momento è complicata questa situazione, perché molti non riescono più neanche, diciamo, ad avere questo minimo, diciamo, di economia. Il Partito Democratico in questo momento affronta sì un periodo abbastanza complesso e ci sono diversi elementi, diciamo, che lo stanno portando a fare una discussione, ad aprirsi ad una discussione su cui io però francamente non vorrei mettere i tempi dei paletti brevi, perché io credo che un'elaborazione politica corretta abbia bisogno anche di tempi. Non possiamo, diciamo, fare, e mi riferisco per esempio al congresso provinciale, in una situazione politica ed economica e sociale della nostra provincia così complicata, fare un congresso e dire che facciamo un documento programmatico che portiamo all'attenzione dei nostri cittadini in 2 mesi, francamente mi sembra un po', come dire, privo di fondamento. Allora io in realtà questo, diciamo, volevo mettere nel ragionamento che si sta facendo oggi. Nelle ultime amministrative noi abbiamo perso, va bene, e spesso però in questa analisi ci dimentichiamo di dire che noi governavamo comuni vari, provincia e regione da 15 anni. Significa che nell'arco di questi 15 anni, stante, diciamo, la legittima aspirazione pure di chi desidera l'alternanza di governo, ma significa che in questi 15 anni non abbiamo costruito granché nei nostri territori. Significa che non abbiamo avuto dei buoni amministratori. Ci sono delle cose che noi abbiamo detto anche oggi che ci, diciamo, come dire, ci fanno sospettare che forse la qualità degli amministratori che abbiamo espresso non era poi così eccelsa. E forse le politiche che abbiamo fatto non sono state mai neanche tanto di centrosinistra?
oggi noi paghiamo anche il prezzo di quello. C'è una riflessione che va fatta sul modello di sviluppo che noi vogliamo portare avanti. Vista la situazione internazionale, vista diciamo la globalizzazione, i guasti della globalizzazione, gli incagli della globalizzazione, perché adesso anche la globalizzazione non è più queste magnifiche sorti e progressive che tutti quanti diciamo si svisceravano a lodare fino a qualche anno fa, perché ci sono, ha creato problemi e situazioni diciamo complicate in giro per il mondo. Noi che cosa vogliamo proporre per la nostra provincia? Un modello di sviluppo industriale come quello che ci abbiamo avuto fino ad oggi, fatto su quattro grandi multinazionali che poi oggi non ci sono neanche più? Oppure vogliamo cominciare a ragionare seriamente di un modello di sviluppo sostenibile che prevede altro rispetto all'industrializzazione, alla presenza di alcune fabbriche, benché storiche? Con una domanda diciamo molto così sintetica, che ovviamente non esaurisce il ragionamento, noi vogliamo continuare sempre a pensare alla Fiat o pensiamo che possiamo permetterci un modello di sviluppo diverso che magari diciamo porta ricchezza a questo territorio piuttosto che depauperarlo ulteriormente? Tutte e due non si può fare, sarebbe meglio. Tutte e due non si può fare, dipende pure quello che pensa Marchionne, perché noi gli strumenti per rimanere glieli abbiamo dati anche tanti. Però non mi pare che tutto questo investimento da parte sua è stato fatto. Oltretutto c'è il ragionamento del mercato, che voglio dire in questo senso è la tagliola ultima. Gli italiani le Fiat non le comprano, c'è poco da chiacchierare su questa roba, significa che c'è un problema. Ne vogliamo parlare, non noi, perché io non sono azionista della Fiat, non lavoro in Fiat e manco alla mia, ma io credo che qualcuno che venga pagato fior di milioni per fare il manager di una grande azienda automobilistica con la storia che ha alle sue spalle, forse questa domanda se la dovrebbe fare, no? Cioè se quello che produce si vende oppure non si vende, perché se quello che produce non si vende è inutile che tu fai una battaglia dicendo che i lavoratori devono lavorare 10 ore perché è una questione di produttività. Non è una questione di produttività, è una questione che le tue macchine non si vendono. E questo però, questo ragionamento riguarda anche la nostra provincia. Ora, io diciamo ringrazio l'intervento di Ermisio in questo senso, però mi pare che l'ultima direzione nazionale, la direzione regionale, ma anche la direzione provinciale si siano allineate tutte quante verso un percorso di apertura nei confronti della società e di quello che viene animato nella società in questo momento, e anche di grande cambiamento dei gruppi dirigenti. Ora, quello che io vedo nella nostra provincia, diciamo, di problematico è questo, è che secondo me, senza una riflessione seria, per questo io sono favorevole al congresso, ma io credo che un congresso serio debba avere anche i suoi tempi e i suoi temi, perché sostituire un pezzo di gruppo dirigente con un altro credo che non risolva il problema della macchina che non cammina. Probabilmente bisognerà prima interrogarsi su come far andare avanti questa organizzazione e questa macchina, con quali strumenti e con quali temi. E io ho il timore che ad oggi anche i gruppi dirigenti che si candidano a sostituire quelli attuali non posseggono gli strumenti per fare una discussione diversa rispetto a quella che è stata fatta fino ad oggi. Ma questo non lo dico per difendere quello che c'è, lo dico perché è vero che c'è un deficit di elaborazione politica, soprattutto nel nostro Partito Democratico, che essendo il Partito Democratico della provincia di Frosinone ovviamente rispecchia anche le carenze culturali che sono proprie di tutti i cittadini della provincia di Frosinone. Noi su certe cose non ragioniamo, non sappiamo ragionare e non ci cerchiamo manco gli strumenti per ragionare. C'è poi un altro tema che va inserito in questa cosa. A parte l'apertura che tu fai giusta nei confronti della società, perché il Partito Democratico è nato per questo, è nato per raccogliere e sintetizzare le istanze della società, ma c'è anche un'istanza di formazione e selezione dei gruppi dirigenti. Allora come fai a creare, cioè non basta il congresso per creare un meccanismo di formazione dei nostri gruppi dirigenti che sappiano ragionare su alcuni temi e sappiano trovare delle soluzioni. Non si può continuare a lasciare tutto, diciamo, alla buona volontà del singolo che magari per esperienze personali possiede alcuni talenti. Io credo che il compito del Partito Democratico è quello di formare una classe dirigente nuova, e io credo che in questo ci sia anche un elemento, come dire, generazionale. Non mi ci metto io perché spero di stare nella generazione che ormai sta uscendo,
ma c'è sul territorio nazionale un gruppo di dirigenti giovani che cresce, che è cresciuto, che lavora nel partito, nelle amministrazioni, e penso che anche a Frosinone bisognerà fare un ragionamento simile per potenziare, diciamo, questo sfogo. E se questi giovani non ci sono, cioè se questo, diciamo, tessuto di dirigenti sul territorio non c'è, interrogarsi sul perché non c'è, perché evidentemente anche noi lì qualche cosa abbiamo mancato. Un'ultima riflessione è quella sul centro-sinistra. Ha ragione Orlando quando dice che noi abbiamo ragionato in termini di strategie e non in termini, come dire, di visioni politiche o di progetti politici. E tant'è che i cittadini ci hanno dimostrato che, voglio dire, il centro-sinistra fatto attaccando pezzetti di gruppi dirigenti non funziona. Allora io credo che sia compito del Partito Democratico, ma di tutti i partiti che in qualche modo gravitano nell'area di centrosinistra, ragionare anche su come si costruisce il centrosinistra tra i cittadini, come si costruisce un modo di fare di centrosinistra tra i nostri amministratori, come si costruisce, come dire, un'appartenenza, al di là poi del, diciamo, della specifica appartenenza alle sigle dei partiti, ma credo che ci sia un'appartenenza di valori che deve essere costruita in questa provincia, e che fino ad oggi mi è sembrata un po' carente, perché anche laddove noi abbiamo amministrato per tanto tempo, alla fine il centrosinistra agli occhi dei cittadini, agli occhi degli elettori, non era riconoscibile rispetto ad altre aggregazioni. Io credo che il Partito Democratico, diciamo, abbia colto questo momento di grande cambiamento, di richiesta di cambiamento che c'è nella società, e credo che dal livello nazionale, diciamo, si metteranno, come dire, a regime degli strumenti che facilitino la partecipazione. Ora la domanda è come noi raccogliamo la sfida, noi di Frosinone, del Partito Democratico Nazionale, e quali sono gli strumenti che noi decidiamo di costruire sul territorio per aprirci non solo, diciamo, sulla carta alle istanze che vengono dalla società civile e dai movimenti, ma come fare in modo che quelle istanze permeino noi stessi nel modo che abbiamo di fare politica e anche di progettare la politica provinciale, ma anche le nostre amministrazioni, che devono essere conseguenti, diciamo, al nostro modo di pensare. Allora, io ho annunciato prima l'intervento di Ignazio Mazzoni, Grilli però ha detto che vuole dire qualcosa velocemente. Sì, però deve andare là, se no non si registra. Poi Ignazio Mazzoni e poi il Presidente del Consiglio Comunale di Circano. Cercherò di essere veramente telegrafico. Primo messaggio telegrafico. Avete notato che si parla della politica da un po' di tempo a questa parte, e quindi sono scomparse le politiche. Allora, se si parla di politica, il PD non ha la sua politica. Punto 1. Punto 2, sempre telegrafico. A Cassino c'è stato un grande sommovimento. Io sono di quella parte geografica, in qualche modo. Forse anche di quella parte politica. Però oggi la grande novità, la rivoluzione popolare che c'è stata a Cassino, è in crisi. La gente non si conosce, la gente è delusa. L'accordo tra l'IDV di Pedralcone e l'UDC della Formisano è saltato, tant'è vero che uno dei tre consiglieri dell'UDC se n'è andato. Secondo punto, in questo momento la giunta gira da tutte le parti e non c'è più sintonia con le persone che hanno costruito il successo di quell'aggregazione. Per non parlare del PD, che non si sa se deve essere ancora fedele all'alleanza con l'UDC, che non c'è più per di più, o deve fare il tentativo di avvicinamento con quelli che avevano scelto la soluzione diversa. Ecco, voglio dire, governare è difficile, perché oltretutto se non hai le politiche e hai solo la politica,
un'unica politica, è chiaro, non c'è spazio per il PD, insieme allo spazio per il PD non c'è lo spazio della sinistra e quindi non c'è lo spazio della riconoscibilità dei cittadini in una politica, perché i cittadini naturalmente non sanno qual è la politica. Voglio, e ho finito, la riforma Bassanini. La riforma Bassanini è stata una cosa importante, come il voto alle donne, ma non dimentichiamo che il voto alle donne ha portato poi alla sconfitta elettorale del 48, è un dato di fatto storico. Allora la riforma Bassanini in questo momento ha azzerato le politiche di una possibile sinistra di governo. Perché? Perché non comandano più i politici dell'alternanza, ma comandano i capi servizio e firmano. Grazie. Ignazio, accomodati. Io apprezzo molto questa iniziativa che fra l'altro si è caricata di tanti spunti che purtroppo richiederebbero e richiedono, perché penso che bisogna trovare poi le sedi e i momenti per affrontare gli argomenti, in particolare questo legame fra la finanza internazionale e il suo indirizzo e il danno, le conseguenze che paghiamo anche singolarmente nella nostra vicenda quotidiana, qui in Italia ma in tutta Europa, e anche in Germania sono candidati a pagarlo, non è che lì non lo pagano. Però non solo per il tempo, credo che sia cosa giusta rimanere al tema dell'ordine del giorno illustrato con argomenti che io condivido da parte di Angelino Loffredo. Che ci facciamo qui? Stiamo discutendo una novità assoluta, che è il documento presentato da un membro di un esecutivo provinciale che aveva sempre dichiarato di essere unito e compatto e che per la prima volta si apre all'attenzione generale con una posizione che si differenzia dalle altre. Non riuscirò ad entrare nel merito della posizione, ma questo fatto di per sé ha un grande valore e credo che nessuno debba fare l'errore di pensare che Nisio Mazzocchi, almeno io così ho letto il suo documento, pensi di candidarsi a qualche incarico. Nisio Mazzocchi sa che il suo ciclo vitale nella politica è concluso, può fare uno dei padri saggi se ci riesce, se no fa le cose che tutti noi facciamo. Quindi nessuna insinuazione su questo punto, perché nel documento c'è scritto chiaramente che il PD di Frosinone, cosa che non ha fatto fino ad oggi, deve aprirsi ai giovani affidandogli incarichi e di direzione provinciale e di direzione locale. Mi pare che questo aspetto vada tenuto presente, perché sennò la discussione non è serena e obiettiva come invece dovrebbe. E il documento di Mazzocchi lo merita, perché giustamente è opinabile, guai a lui se non lo fosse, ma il punto è un altro, che per la prima volta c'è la possibilità, come abbiamo visto qui, di conoscere delle posizioni che si confrontano. Abbiamo vissuto la storia del PD provinciale come un susseguirsi di mogugne, di confidenze sui difetti della direzione e sui difetti dei dirigenti. Oggi che uno di questi dirigenti piglia la palla al balzo, palla che viene da una sconfitta che mi pare venga ancora sottovalutata, non può essere, come dire, minimizzato o peggio ancora ridicolizzato o ancora peggio etero diretto nell'esclusione da parte di chi può intervenire sui giornali per farlo pubblicare o non farlo pubblicare.
Io credo che invece vada fatto uno sforzo perché il documento, ma magari ne venissero degli altri, io li auspico, io li sollecito, diversi, si confrontino, vengano resi noti, siano elemento di pressione nella discussione interna del Partito Democratico, perché è questo di cui ha bisogno il Partito Democratico, che ha una democrazia asfittica. Dove sta la discussione in questo partito? Io conosco le posizioni di Bersani, al quale io non sono uno iscritto al PD e non lo sarò probabilmente, no, non dico mai, ma forse per lungo tempo ancora. Ma andrebbe fatto un monumento, perché le sue posizioni contrastano col modo di vivere non solo di quello che avviene in provincia di Frosinone, ma in gran parte di questo partito. Però c'è un punto. Il PD comunque, stando ai sondaggi, è il primo partito in Italia. E qui non, invece non stiamo ai sondaggi e in provincia di Frosinone non è né secondo né terzo. Perché un PD che è ridotto fra il 9,5% e il 10% è una cosa che, insomma, qualche domanda bisognerà pure farsela. E non me la posso cavare e non me la voglio cavare dicendo ma abbiamo governato, forse abbiamo sbagliato, non abbiamo avuto gli amministratori giusti. Può darsi. E non me la posso nemmeno cavare e dicendo ma qui la colpa nel centro-sinistra poi ce l'abbiamo tutti. Può darsi, è vero, perché è vero quello che dice Agostino con la Franceschi: il PD non cresce, va male, ma manco gli altri si sviluppano. L'età dell'adolescenza ancora non la vedo per gli altri partiti. In un senso né nell'altro non c'è questa età dell'adolescenza. Allora, chiamiamo le cose per nome. In provincia di Frosinone, in maniera pedissequa, si sono seguite le campagne propagandistiche di una cultura berlusconiana fino in fondo. Per cui siamo arrivati al punto che Ignazio Mazzoli, solo per aver fatto un appello a votare contro il centrodestra, è stato ironizzato, aggredito, svillaneggiato, perché dice non c'è né destra né sinistra. No. Il documento di Ermizio c'ha un pregio già dal titolo, perché dal titolo dice una nuova iniziativa contro il centrodestra. Questa è una discriminante, su questo punto non mi pare che ci possa essere qualche elemento di dubbio da avanzare. Per la prima volta introduce un elemento che in tutti questi anni non c'è stato. E potrei andare avanti nella disamina del documento, ma mi interessa dire un'altra cosa. Miei cari amici, io sono molto fiero del mio passato e mi piace ritornarci. Un momento difficile così, anche se non uguale, in forme diverse. Con alcuni miei coetanei, l'abbiamo conosciuto negli anni 70, 71, 72, tutto era forse più semplice rispetto a quello che c'è oggi. Però capimmo una cosa in quella vicenda, che era una vicenda anche allora di conflitti interni, esasperati, cattivi, fatti di maldicenze, fatti di contrapposizioni personali, che cominciando ad applicare le decisioni che venivano prese dagli organi dirigenti superiori, nazionali e regionali del partito, noi riuscivamo a fare l'iniziativa e mese dopo mese abbiamo visto crescere la nostra forza, mentre questo è stato il segreto del nostro lavoro. Angelino Loffredi lo ricorda in un suo scritto che mi è capitato fra le mani di recente, a proposito degli anni 75-76, di alcune iniziative che si prendevano, che davano il senso di questo sviluppo e di questa crescita. Bene, credetemi, io soffro molto di questa sconfitta del PD in provincia di Frosinone.
e vi credo di apprezzarlo proprio perché io non sono del PD, ma perché mi rendo conto che è comunque, anche per la sua discendenza nazionale, è un'organizzazione, una formazione con la quale dobbiamo fare i conti, tutti ci devono fare i conti, e se li fanno male qui è un problema che ci abbiamo tutti di fronte, tutti prima di tutto nel centro-sinistra, ma poi anche la popolazione di questa provincia. Questo è un punto al quale non si può sfuggire, è, come dire, applicazione pratica delle regole della politica, applicazione pratica di come si cammina, di come si va avanti, di come si fanno iniziative nelle istituzioni. C'è un aspetto che mi preme sottolineare. Quando si parla dello sviluppo, della crescita, come si fa a prescindere dalla ricerca del consenso attraverso il contatto individuale? La conquista di una coscienza che dice sì, io mi voglio impegnare perché voglio fare alcune cose, non perché tu mi hai promesso che mi fai chierichetto. Io mi voglio impegnare perché mi piace questa idea, perché mi piace questo progetto, perché voglio lavorare insieme a voi, perché i comuni, gli amministratori di questi comuni nostri decidano un IMU che non sia un massacro per tutti noi. Sto chiedendo una cosa rivoluzionaria che non si può fare? Sto chiedendo una cosa che richiede non si sa quale approfondimento per metterla in cantiere domani e cominciare a avere qualche risposta fra 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni? Scusatemi, io non mi vergogno ad essere indignato, ma non è possibile che l'unica dichiarazione sulla Videocon del PD è quella di Remisio Mazzocchi, che è uscita ieri sera alle 9 e contiene degli elementi di verità assoluti. È un impoverimento di questa provincia, altro che sconfitta del territorio. Queste sono parole al vento. È una sconfitta di una battaglia, di una politica, ed è il risultato di 7 anni di errori, di 7 anni di disattenzione verso questa lotta di 1300 famiglie, chiamiamole così, perché poi ci vanno tutte appresso. E questo, quando si dice ricerca del consenso, perdiamo. Ma scusate, nel PD il gruppo dirigente che si sente sotto accusa ha mai pensato che il problema che aveva di fronte era di non perdere il patrimonio che veniva dalla sinistra italiana collocata in questa provincia nel secolo scorso e che non vota per il PD? Perché disistima questo gruppo dirigente? Perché non ha alcuna fiducia? Senza i voti, senza quei voti che fanno parte di una fetta grande di astensionismo, non c'è nessun recupero, perché l'elettorato che veniva da altra parte, per dirla chiaramente, dalla Democrazia Cristiana, già è andato per un'altra strada. Quindi l'unico punto forte è l'elettorato nell'insieme di sinistra, e in particolar modo di quell'elettorato, fatemelo chiamare per nome, comunista, molto sofisticato, che crede all'unità, alla concretezza delle proposte e all'attività quotidiana. E non c'è niente di tutto questo nel lavoro che riguarda il PD. Anzi, io ho avuto la sensazione che nel momento dello scontro conclusivo nella campagna elettorale di Frosinone ci fosse già un dileguamento prima del ballottaggio. Ebbene, ditemi, ma questo è un problema, perché in politica non è possibile. Sì, è vero, tutti vogliono fare politica, poi però chi si assume delle responsabilità deve avere almeno coraggio. Lo scontro lo porti fino in fondo, fino all'ultimo momento,
non è che ti tiri indietro, è troppo comodo. E tutta la vicenda di Frosinone è un emblema molto forte di questa situazione, che è provinciale però, che è provinciale. A Frosinone che cosa è successo? Non me ne voglia l'amico e compagno, prima di tutto Cervoni, ma a Frosinone, scientemente, a tavolino, si è deciso che doveva perdere il centro-sinistra. E questo è avvenuto. Basta mettere insieme i voti della coalizione che sorreggeva Marini e quella che sorreggeva Marzi per capire che ci sarebbero stati la bellezza di quasi 14.000 voti, ben superiori ai 12.000 con cui ha vinto quell'altro. Diciamo qui l'aritmetica, stiamo alle scuole elementari, non è che bisogna fare chissà quale altro. Ma qual è il punto debole? Ci stanno due questioni che voglio sottoporre a voi. La prima è che se non ci fosse stato un Partito Democratico di Ricotta, avrebbe saputo dirigere i suoi uomini e le sue donne benissimo. Trattiamo, vediamo. Avrebbe saputo imporre le primarie, vediamo, trattiamo, e probabilmente non si arrivava a questo. Ma del sé, sono piene le fosse. Ma l'altra considerazione è che una volta che si è fatta la scelta, bisogna avere fermezza nel portarla avanti e nel difenderla fino in fondo. Che senso c'ha che arriva il segretario regionale di questo partito, non sa niente di Frosinone e, anziché preoccuparsi di fargli fare il congresso il prima possibile, si preoccupa di dire che Marini deve fare un passo indietro? Fallo fare alla magistratura, io adesso non lo so, in questa vicenda politica italiana la magistratura e i reati sono talmente tanti che non ci voglio entrare. Rimani ai tuoi compiti e alle tue competenze. Qui c'è una situazione drammatica che è definita bene nel documento. C'è una perdita di credibilità. Quando c'è una perdita di credibilità, nessuno mi convincerà del contrario, ma io vorrei convincere tutti che chi ha avuto una responsabilità deve fare un passo indietro. Uno, due, tre, si deve dimettere. E questo non è avvenuto. Questo non è avvenuto, tranne nel caso di Emilio Mazzocchi, che è un esempio da valorizzare. Adesso non si tratta di chiedere, andiamo avanti così, si tratta almeno però di dire: guardate, l'osservazione che bisogna approfondire temi per fare il congresso è valida fino alla domanda, ma questo gruppo dirigente che vi ha portato alla sconfitta è in grado di fare questa discussione? Come la dirige? Se si va al voto, questo gruppo dirigente a che cosa penserà? A come autocandidarsi, o penserà ad una battaglia elettorale diversa da quella che ha fatto per le comunali di Frosinone e anche per quelle di Ceccano, dove gli errori sono stati compiuti anche lì, perché quella che è mancata è la politica unitaria, che non si è fatta e non si fa, tutta una vicenda di spinte e controspinte, di assi, di odi personali, senza nessuna razionalità politica. Io conosco gli sforzi che alcuni qui presenti hanno fatto perché questo errore non si facesse in quel momento, però hanno trovato l'insensibilità assoluta dei massimi dirigenti di quel partito. Non solo è passata una diceria per cui non c'è differenza fra destra e sinistra, che è una forma di propaganda antipolitica, no, antipartitica, perché la politica è anche quella di fare questi discorsi e di far passare nella testa della gente: state a casa vostra, fatevi fare, lasciateci lavorare in santa pace. Questa,
questo tentativo è, diciamo, continuo ed è anche insultante, non porta a nessuna conclusione positiva, non porta a nessun risultato, però continua, ogni giorno si insiste su questo punto, si va avanti, non si riesce a modificare questo comportamento. Allora, se queste sono le condizioni del conflitto, io credo che valga la pena di fare uno sforzo, ma tutti insieme, di convincersi che conviene aprire una discussione e comunque sia trovare, per quello che è possibile, al proprio interno, fra le forze giovani, delle alternative. È meglio così che non continuare con questo conflitto fra notabili. Questo conflitto fra i due Franceschi non serve a nessuno. Serve a loro. Ormai più nemmeno a loro, perché il voto, quando si riduce a questi minimi termini, non dà nessun risultato. Non dà nessun risultato. E fra l'altro, e su questo chiudo, mi dà la sensazione netta che chi opera in questo ambito è come se stesse sotto una cupola che garantisce l'elezione a certe persone, non ha alcun interesse delle politiche di questo partito. Ecco perché ha ragione Grilli: che significa politica al singolare? Ognuno dovrebbe avere la sua, ma non viene fuori, perché quando si fanno operazioni di questo tipo, la politica è una. Oggi mi servi tu e quindi io costruisco maggioranze e minoranze, maggioranze e opposizione. Beh, e perché, guardate, io non credo di andare molto lontano dal vero con questo sospetto, ma mi sapete spiegare com'è che ci sono alcuni che riescono a fare manifesti giganteschi e altri che non si possono manco ciclostilare, no, oggi non si dice più, cioè, stampare col proprio computer i volantini sufficienti per se stesso? Beh, insomma, forse un motivo di riflessione c'è. Di questo documento, ripeto, mi auguro che ce ne siano altri, bisogna fare uno strumento per creare un'opinione che venga ascoltata dentro al PD, non che venga respinta, venga ascoltata per una parte, per una percentuale, ma perché qualcosa veramente cambi nei metodi, e poi almeno alcune persone devono proprio essere sostituite perché hanno prodotto danni incalcolabili a questo partito. La parola a Antonello. Ricordiamo a coloro che non lo conoscono che è il presidente del Consiglio Comunale di Città. No, ma il mio intervento più largo. L'abbiamo eletto al Comitato Regionale del Partito dei Comunisti. Ma va. Sì, il mio chi è più... ti ha raccomandato? No, ma il mio è più un intervento da comunista italiano che da presidente del Consiglio, perché sono di parte in questa occasione. Prendo spunto dall'introduzione che faceva Angelino, che senza il PD non andiamo da nessuna parte. Io vado oltre, dico che senza gli elettori PD noi non andiamo da nessuna parte, perché sono gli elettori PD che poi vanno a votare, e in qualche occasione qualche, come diceva prima Ignazio, si gioca pure a perdere in tante occasioni. Quindi quando gli elettori PD vanno a votare, noi vinciamo dappertutto. Quando ci sono ostacoli da parte degli organismi dirigenti, è lì che poi prendiamo le bastonate. Non volevo parlare, poi mi ha dato spunto la compagna del... perché nel suo intervento ho sentito tanto, come dire, tanta passione, come di aver salvato l'Italia. E noi facciamo un grande errore se non... cioè la situazione di Frosinone non è differente dal resto dell'Italia. Che faremo un grande sbaglio se noi diciamo che ci sono problemi solo all'interno della federazione di Frosinone. Cioè il PD è così in tutta Italia, dal mio modesto parere, dove ci si medesima come una sorta di salvatori della nazione, che così secondo me non è, perché
il premier francese, la prima cosa che ha fatto, ha tagliato gli stipendi a chi aveva di più, ha fatto una politica di riduzione a chi aveva di più e non come Monti, Bersani e Casini che hanno fatto la riduzione a chi di soldi già non ne aveva. Questo è successo in Italia. Quindi questa sorta di paternalismo non la condivido quella della politica del PD, perché su certe questioni ci si doveva impuntare e dire: io non voto queste cose, votateli tu, le fai votare a Berlusconi e le fai votare a Casini. Perché se noi votiamo queste cose come sinistra, noi abbiamo affossato le famiglie, non le abbiamo salvate. Le famiglie che non avevano reddito e che non hanno reddito sono state disintegrate, le famiglie che hanno i redditi alti sono state aiutate. Il PD è un partito che ha candidato Calearo. Queste cose noi non dobbiamo dimenticarle, il PD non le deve dimenticare, non noi. Cioè Calearo è stato votato perché rappresentava il mondo industriale. Secondo me il mondo industriale è rappresentato da chi giornalmente si alza, chi ha la fortuna di alzarsi alle 5, di andare al lavoro, prendere lo stipendio. Noi dobbiamo candidare quel tipo di persone, non i Calearo, perché Calearo poi dopo 6 mesi abbiamo visto quello che è successo. Ha preso la strada che ha sempre preso. Cioè i Veltroni hanno fatto talmente tanti danni in Italia che queste cose le vediamo oggi. Questo è Veltroni. Veltroni è uno che, c'era un detto a Roma, che quando cadeva uno da uno scooter e andava all'ospedale, Veltroni andava a trovarlo, però la buca non rimetteva l'asfalto, così poi andava a trovare la stessa persona, l'altra persona all'ospedale, per farsi pubblicità. Questo è Veltroni, o Italemo, o chi che sia. La politica del PD è stata quella di correre dietro al PDL. Abbandonare i circoli o le sezioni, da noi sono ancora sezioni, e aprire i comitati elettorali dove c'erano le foto di Tizio, Caio, Sempronio. Basta, in campagna elettorale alle regionali è stato un grande segno, che poteva essere segno di forza, secondo me quello è un grande segno di debolezza, perché aprire 5-6 comitati elettorali dello stesso partito a me dà una sensazione di disgregazione e non di unità, perché significa che poi ci sono i gruppetti dove ognuno fa il tifo per il proprio candidato, magari non è nemmeno del PD, non è nemmeno elettore PD, però faccio il tifo per uno o per l'altro. E i circoli o le sezioni sono state abbandonate, quindi la discussione è stata messa fuori dalle sezioni, dai circoli, e portata dentro i comitati elettorali, dove si è parlato più di potere che di politica. Questo è oggi il PD. Ecco perché mi auspico che all'interno del PD crescono i Fassina e non i Renzi. Perché Renzi all'interno del PD secondo me sarebbe forse peggio dei Veltroni. Non sono uno che fa il tifo per Renzi, assolutamente, anzi. È uno secondo me ancora più a destra di Veltroni, quindi vi lascio immaginare il giudizio che ho di Renzi o di persone come Renzi. Sul fallimento dell'Italia, questa è una grandissima frottola che ci viene raccontata quotidianamente. Noi abbiamo salvato insieme al PD, al PDL, a Casini, non è stato salvato, l'Italia non sarebbe fallita, perché dietro fallendo l'Italia sarebbe fallita tutta l'Europa e forse una parte dell'America, perché ci sono talmente tanti nostri soldi sparsi nelle banche delle nazioni che quotidianamente comprano, che avrebbero fatto di tutto per salvare l'Italia. Quindi sarebbe stato materia quella di discussione. Soprattutto bisognava andare a votare, perché quella era la cosa da fare. Votare, c'erano i governi politici e non tecnici che devono garantire soltanto determinate cose. Fare un governo politico significa prendersi le proprie responsabilità. L'intervento oggi della Fornero è stato ripetuto in più di qualche occasione, per me questa. Pensavo che dopo la Carfagna e la Gelmini non avremmo toccato quel tipo di fondo. Secondo me siamo andati ancora più giù. Il Pozzo di San Patrizio è niente rispetto a quello che fa la Fornero o Fantomatici, primi ministri o quant'altro, che non veramente fanno di tutto. Secondo me è meglio che non fanno niente, perché quando si muovono fanno più danni. Poi, Se non si facessero vedere sarebbe ancora meglio. Un'altra cosa è quella si è toccato un punto sulla delocalizzazione. Questo è un grande tema che Angelino ogni tanto riprende, perché i grandi gruppi non sanno come uscirne, secondo me.
a forza di delocalizzare a 200 euro al mese in Serbia o in Polonia o in queste nazioni, allora succede che in Polonia le macchine non le comprano. Noi le spostiamo in Polonia e gli italiani, a forza di essere messi fuori dagli stabilimenti, non le possono comprare più nemmeno gli italiani. Dando stipendi da fame significa che l'economia è sempre più ferma, e quindi i 20 anni che diceva prima Fraioli, che ci aspetteranno, che saranno una tragedia, secondo me ci si avviterà sempre di più se non mettiamo risorse nelle famiglie, se alle famiglie non diamo la possibilità di spendere. Ed ecco che qui deve fare un grandissimo intervento il PD. Il PD deve ricordarsi le origini, da dove nasce. Se si ricorda le origini, secondo me è un grande, diventerà non al 24%, avrà soglie incredibili. Se continuerà invece a fare la paternale dicendo di aver salvato l'Italia, secondo me continuerà a rimanere negli ambiti attuali. Quando è 2-3 giorni fa c'è stata l'apertura di Casini e di Bersani che cominciano a baciarsi. Se quello è il futuro, Cassino, lo dicevamo prima, Cassino insegna. De Angelis a Frosinone rincorreva sempre il rincorso all'UDC. Ogni volta che ha rincorso all'UDC ha perso. Se non si fa questa analisi all'interno del PD su dove si può vincere, su dove si può perdere, quando si apre alla sinistra il PD vince. Se il PD continua a proclamarsi autosufficiente, perde. L'abbiamo visto a Frosinone, l'abbiamo visto a Ceccano e lo abbiamo visto in tutta Italia, ce lo vediamo giornalmente. Se non apre alla sinistra, se non apre a sé, a noi, a Rifondazione, all'Italia dei Valori, al Partito Socialista, io apro pure una grande questione. A Ceccano bisogna chiedersi perché i comunisti italiani alla sinistra fa alleanze con il Partito Socialista e non li fa con il PD. Ed è pure semplice rispondere, perché il Partito Socialista è un partito che quando dice una cosa la mantiene, quindi non, o almeno a Frosinone è così, dato che esistono quasi solo a Frosinone. E poi sono vicini sui nostri temi, i temi del Partito Socialista sono simili ai nostri, il PD questi temi, non toccandoli più, si allontana sempre di più dal suo elettorato, che è un elettorato che invece dovrebbe andare a recuperare e a rimodellare attraverso quel grande partito che era il Partito Comunista, non in quei termini perché sono cose che non... ma la sua base è quella, cioè l'elettore, l'esempio non è stato Ceccano, l'elettore PD vota contro il centrodestra, noi a Ceccano abbiamo vinto grazie agli elettori PD, questo deve farci insegnare la campagna elettorale, questo dovrebbe capire il PD, non è, ci mancherebbe, all'interno del PD ci sono talmente tanti bravi colleghi che sanno come risolvere le situazioni, quindi non mi permetto di dare consigli, è una cosa che non sento mia, però l'unica cosa che mi sento di dire è quella di riconfrontarsi con il proprio elettorato, che è un elettorato di centro-sinistra, fino a che non faranno queste cose secondo me andremo incontro sempre a divisioni e a sconfitte. Va bene, con Antonello completiamo questa discussione che ha visto i presenti partecipanti 8 persone. Spero che il Mise sia soddisfatto del contributo che ha ricevuto, dell'apprezzamento manifestato, anche quanto la discussione è stata divaricante e contrapposta, come il momento più alto è stato quello fra la compagna Maggiani e Fraioli. E ho avuto l'impressione che la discussione sia stata divaricante ma sostenuta da grandi argomentazioni tecnico-politico-scientifiche e che quindi hanno contribuito a rendere alta questa iniziativa. Ringrazio tutti quanti voi, ringrazio coloro che hanno esposto le loro posizioni. All'inizio lo prego di concludere e di scrivere. No, come in questi casi in modo classico non c'è una conclusione perché è aperta. Questa esperienza di questa sera mi convince, e spero poi con i compagni che siamo impegnati sul fronte negli organismi dirigenti, di proseguire su questa strada.
Cioè, se noi riusciamo, l'ho detto all'inizio, è stato un laboratorio, un'esperienza di cui continuo a ringraziare Angelino, se riusciamo a mettere al centro la nostra politica, io sono d'accordo con il senatore Cucciarelli, una nostra politica, perché quella di cui abbiamo bisogno è forse è anche uno degli elementi in cui abbiamo anche perso, lo dico così, è la non c'è stata la mancata differenza delle politiche che abbiamo avuto tra noi e il centro-destra, non c'è stata. E allora noi dobbiamo avere questo sforzo, lo dobbiamo fare, rimettere al centro quanto più è possibile, come dire, la qualità della nostra politica, quella qualità che nel mondo del mercato fa la differenza, perché altrimenti noi non ci facciamo, non riusciamo a, come dire, a catalizzare il consenso elettorale. Non voglio dilungarmi, lo prendo a modo di esempio, sia io che Alessandra, tu che viviamo la vicenda di Frosinone, il centrodestra, forse dovremmo farne qualche considerazione, la faremo indubbiamente, che in questi giorni, e la dico così, scusatemi se è lungo di un minuto, io non li considero gli sprovveduti, ma stanno facendo un gioco molto fine, perché la questione di mettere al centro la questione del bilancio, non facendola in modo così rozzo come l'ha fatto Antonellis, dire nel passato sono stati cattivi, no, loro ti vogliono dimostrare, ti chiamano a una compartecipazione, ma è indubbiamente il fine è di dire che dal punto di vista dell'amministrazione, perché Antonellis, il presidente dell'amministrazione provinciale tendeva a dire che quelli sono stati dei cattivi, hanno insomma fatto un bottino, un papocchia, no, qui c'è un'altra destra che tende a dimostrare che sono stati dei cattivi amministratori, cioè, voi non siete, voi PD soprattutto, non siete come dire, designati a governare perché avete governato male, lo dimostrano i dati e questo è un tentativo. Quindi voglio dire, se noi dall'altro lato non provochiamo, non accentuiamo una differenza sui valori dei contenuti della politica, ci si rende molto più difficile per le cose che abbiamo detto. Io chiudo dicendo questo, che i punti, è aperto, quindi non ci sono peccabilità, ma io naturalmente nel documento non è che ho preteso di avere una verità assoluta, però è anche necessario scuotere, perché è stato il mio timore che permane, una forma di immobilismo di elaborazione politica per presentare, tra virgolette, cos'è il PD. Il PD è Partito Democratico, quindi è un partito, e io devo definirlo questo partito. Nella testa dei 250.000 elettori della provincia di Frosinone, a parte quelli che hanno votato per la destra, ma dico dei 250.000 elettori, non c'è una chiara identificazione del PD, non c'è, non riusciamo a, come dire, a impastare e far lievitare un contenuto politico, questa è la difficoltà che abbiamo. È vero, è giusto, ci fossero più documenti di maggiore elaborazione, cioè noi abbiamo bisogno, perché altrimenti siamo chiusi dentro logiche devastanti che finiscono per essere del personalismo, questo che dico. Allora questo è lo sforzo che dobbiamo fare, è un congresso, io mi auspico a più presto, non è una questione di tempo, è una questione di come noi lo rendiamo nei suoi contenuti, e noi è un congresso straordinario, lo sappiamo, non ci torno su questo. Credo che questa serata sia stata di insegnamento a tutti noi. Io per prima naturalmente me ne ricavo, come ne abbiamo ricavati, gli elementi politici che ci servono, come dire, da bussola per quello che dovremo fare nei prossimi giorni. Ci aspettano giornate molto, molto difficili, sia per le questioni nazionali, sia per quelle regionali che queste locali. Sperando che non faccia troppo caldo. Andiamoci con una speranza. Ignazio, la penna. Ciao, grazie. Questo è sulla tua pagina.
c'è però una crisi di inutilità del blocco che si è legato. Buonasera. Però c'è un momento. Non è vero, 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 non è